Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Sentiamo spesso parlare di disfunzione erettile collegata a un quadro di prostatite. Per quale motivo la prostatite potrebbe indurre la disfunzione erettile anche nel giovane? Ma innanzitutto il disagio. È chiaro che uno stato infiammatorio o infettivo delle vie seminali crea problematiche e fastidi e dolore anche in erezione per un'infiammazione dell'uretra e spesso causa di eiaculazione precoce, quindi anche un disagio nella vita di coppia, nel rapporto sessuale. Talvolta viene a inserirsi un fenomeno chiamato allodinia, cioè una iperattività dei recettori della sensibilità, per cui vi è addirittura un'amplificazione del segnale del dolore e del fastidio. Ma forse la ragione principale è la liberazione di citochine. Sono delle molecole pro-infiammatorie, liberate dalla prostata infiammata, infetta e infiammata, che hanno un'azione ossidativa e in più vanno a inibire il rilascio di ossido nitrico da parte dell'endotelio, delle vene, dei corpi cavernosi. Quindi proprio un danno nel rilascio della molecola che è un po' la protagonista, no? È la deputata all'iniziazione, all'induzione e mantenimento dell'erezione. Quindi ecco una spiegazione biochimica, quindi non solamente psicogena, che collega il deficit erettile alla prostatite per il disagio, ma proprio una spiegazione biochimica ormonale che ci fa capire come un quadro di infiammazione o infezione prostatica può sfociare in una disfunzione erettile. E quindi talvolta, appurata la presenza dell'infiammazione prostatica, dedicare le attenzioni non tanto all'erezione, che può essere assistita con integratori o farmaci, ma cercare nel migliore dei modi di debellare e interrompere lo stato infiammatorio a livello prostatico. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.